Ragazzi, buongiorno, buongiorno dal bagno del bar. Sto lavorando, un po' di pausa, avevo una scagazza esagerata, la giornata fa, senza peli sulla lingua, scusate il francesismo. Allora, detto questo, ho sentito tanti, sia tifosi della Juve che miei amici interisti, dire: ah, vabbè, cosa esulti per un pareggio? Questo ti fa capire come voi della Juve state rovinati, esultate per un pareggio. Raga, il fatto è semplice: se volete far finta di non capire, è un discorso. Se volete capire, allora vi associate al mio discorso che vi sto per fare. Allora, la Juventus era quotata a 3,50 in tutti i siti alla SNAI, poi dalle altre parti non lo so, forse anche di più, per farvi capire. Ok? La Juventus era quotata a 3,50. Detto questo, la Juventus in campo con Rugani, un giocatore che non giocava da, non lo so, adesso sta giocando, ma non giocava da un anno, 2 anni forse. Gatti, primo anno in Serie A da titolare con la Juventus. Bremer, ok. Szczęsny, portiere chiamato Paperone da voi e tutti gli altri, pure da noi. Centrocampo Cambiaso, Nicolussi Caviglia, McKennie, Rabiot. Allora, Nicolussi Caviglia e Cambiaso non nel loro ruolo. Nicolussi Caviglia, giocatore, sarà forte, ma non ha mai giocato titolare nella Juventus. Ok? E quindi già ti fa capire che quando c'erano Mkhitaryan, Barella, eccetera, eccetera, già la Juve parte nettamente sfavorita. Con un Vlahovic che non è un Vlahovic, palla al piede, fa ridere. Ieri prestazione sì, una prestazione minima, in Andaluce qua, a Magagnana Abatino. Ieri prestazione un po' migliore, ma palla al piede non si può vedere. Chiesa che in nazionale fa gli Eurogol poi davanti alla porta, per farti capire le occasioni di Juventus-Inter. Già siamo a due occasioni per la Juve, Vlahovic, Chiesa e l'Inter. Io mi ricordo solo di Lautaro, poi il resto sono tutti cross, ma non c'è Szczęsny, e le statistiche, l'interista dice che ha giocato meglio perché guarda le statistiche e dice 4 tiri in porta, ma se i tiri in porta sono cross per Szczęsny, te li sbatti nelle palline, quei cazzo di tiri. E detto questo, loro, perché esulti per un pareggio? Perché il mio scopo, il nostro scopo, e arrivare più attaccato possibile a te a gennaio per fare qualche acquisto, perché lo scudetto, se facciamo qualche acquisto, ce lo giochiamo anche noi. Semplice. Mi dispiace, non rosicare, non rosicare. Stai rosicando, non devi rosicare. Stop, state rosicando. Questo è pure i juventini che criticano. È ovvio, anche io volevo vincere. Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo ammazzare? No, il pareggio è ottimo. Stop, dobbiamo rimanere attaccati il più possibile all'Inter per poi in gennaio andare a coprire i nostri ruoli che ci mancano. Oh, siamo senza centrocampo e terzini, lo volete capire? E ci manca pure una prima punta, come si deve. Lukaku avrebbe fatto bene a questa Juve. Ciao belli!